Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi vi registro questo video che farà parte di una mini playlist in cui vi mostrerò i miei acquisti che ho fatto durante l'estate con i saldi e non. Ho deciso di dividerli perché ho accumulato un bel po' di cosine e quindi questo riguarderà il make-up. Prima di iniziare, volevo dirvi che il trucco che ho realizzato l'ho fatto ispirandomi alla testimonial della collezione estiva della Pupa e che ho fatto appunto questo trucco anche con tutte le cose che ho acquistato appunto quest'estate, aggiungendo anche qualcosina che avevo già. Comunque, questo è il trucco. Spero riusciate a vedere qualcosa. Comunque, man mano che vi mostrerò le cose, vi dirò anche dove e come le ho utilizzate. Allora, vorrei partire proprio dalla Pupa e della nuova collezione, quella Coral Island. Ho acquistato questi pezzi. Allora, iniziamo dall'ombretto che è questo qui, questo bellissimo bronzo ed è il numero 02. Secondo me è bellissimo, perfetto per l'estate perché sia per il finish che per il suo tono un po' appunto ramato, che secondo me con l'abbronzatura è perfetto e come vedete guardate è molto molto luminoso. E come vi dicevo, l'ho steso l'ho sfumato sulla parte superiore dell'occhio. Poi ho acquistato questo set di smalti che contiene questi due colori. Io ho scelto l'arancio e il dorato. E all'interno ce ne sono due ragazze perché la confezione contiene anche delle lunette per poter appunto giocare con la manicure e creare diversi disegni. Anche se devo dire che il mio preferito in assoluto tra i due è questo corallo perché è molto più vivace, il colore è molto più saturo, mentre questo dorato lo trovo un po' insignificante, ecco, però è più una questione forse di gusti. Poi ho preso anche il rossetto, che è questo qui che indosso, che è composto dal primo step, che è un rossetto dal finish super matte e dal suo gloss. Io lo utilizzo, ragazze, con un balsamo labbra oppure con il mio prep and primer della MAC. Perché è fin troppo matte, va quasi a, cioè si fissa troppo sulle labbra, infatti è praticamente indelebile, non si toglie più, però l'effetto non è molto gradevole alla vista. I miei preferiti invece sono questi qui, sempre della Pupa, hanno questo packaging e fanno sempre parte della collezione Haim, ma sono i Matte Lip Fluid. Perché in pratica hanno consistenza fluida, però poi hanno un finish matte e anche questi io li utilizzo col prep and primer, però di sicuro non hanno quell'effetto fin troppo, diciamo, mattificante. E io ne ho preso uno arancio, quindi simile a questo che indosso, ma che però mi piace molto di più e anche perché poi questo ha un finish brillante, visto che il secondo step è appunto quello del gloss. Invece questi qui rimangono matte e l'effetto mi piace molto di più. E sono questi tre. Allora, il primo è quello che indosso, poi c'è quello arancio e questo stupendo fucsia corallo che ragazze è quasi fluo, è davvero molto molto bello. Poi sono passata dalla Kiko dove ho acquistato gran parte delle cose in sconto, quindi vi consiglio di farci un salto perché ne vale davvero la pena. Ho preso due di questi smalti in pratica di questa collezione che ormai conoscerete tutte perché se ne è parlato tantissimo e sono questi Perfect Duo Gel. Io ho preso questi due colori. Quindi questo bel
verde smeraldo, molto molto acceso, che secondo me ha dentro una punta di blu, e questo fucsia, che però ragazzi mi sembra più che altro, come vi ho detto su Instagram, un rosa molto carico. Questi sono i loro top coat effetto gel, che devo dire mi è piaciuto molto. L'unica cosa che non mi piace tanto sono i tempi di attesa, perché appunto bisogna aspettare 2 o 3 minuti tra una stesura e l'altra, però a parte questo non mi hanno deluso affatto. E un altro smaltino che ho preso però all'inizio dell'estate è questo, che fa parte dell'altra famosa collezione della Kiko, la Power Pro, e io ho preso la colorazione fucsia, ma che una volta stesa, ragazze, direi più che un rosso che con una punta di fucsia, ma comunque stupendo, bellissimo con l'abbronzatura. Poi, della nuova collezione, quella edizione limitata, ho preso un blush ed è questo che indosso anche ora, ma che con le luci non vedete, ed è praticamente questo rosa un po' pesca con alcuni riflessi dorati, e devo dire che cioè, è praticamente satinato, cioè non ha alcuna perlescenza. E giusto qualche bagliore è dato appunto dalla parte dorata che ha all'interno. L'ultimo acquisto è questo fondotinta in polvere della collezione, quella Tribe, che è uscita in primavera. Allora, a me serviva, cioè volevo provare, perché non avevo mai utilizzato un fondotinta in polvere, per diciamo andare un po' a correggere quelle parti lucide che si formano d'estate. Bene, questo non ha proprio quell'effetto di cancellare qualcosa che volete minimizzare, come ad esempio, non so, una borsa. E anche la spugnetta che ha all'interno, secondo me, va più a macchiare che altro. Però io l'ho utilizzato e mi piace tantissimo con un pennello, perché in questo modo lo uso come cipria, anche un po' colorata, perché comunque dà quel po' di colore, e che mi va a mattificare e comunque a dare quell'effetto così generale, un po' omogeneo, che mi piace molto, 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 ovviamente leggero. Però mi è piaciuto molto, ho utilizzato in questo modo, perché all'inizio appunto l'avevo bocciato, però adesso ho trovato quest'altra funzione che mi piace molto, e la mia colorazione è la 200, la Light. Ecco, anche per quanto riguarda la Kiko ho terminato, però volevo dirvi che con l'acquisto di questi prodotti più un altro paio che insomma fanno parte della collezione basica, tipo un leva smalto e cose così, ho raggiunto i 30 euro necessari per ricevere in regalo la beach bag. Davvero felice, e soprattutto ci tengo a ringraziare la commessa che mi ha cambiato la borsa e che mi ha permesso in un altro store di poterla prendere verde acqua, perché io quest'anno sono in fissa con questo colore e quindi mi piace davvero tanto. L'unica pecca sono i manici, perché essendo così corti rendono un po' difficile portarla in spiaggia, soprattutto se magari mettete dentro l'asciugamano. Avrei preferito dei manici lunghi, però a parte questo, ragazze, mi piace molto e sono contenta. Bene, ragazze, questo era il mio shopping estivo, che insomma riguardante il make-up. Io vi linkerò qui sotto, una volta registrato, quello riguardante l'abbigliamento, gli accessori e i bijou. E quindi vi aspetto presto in un nuovo video. Vi ringrazio per essere state con me. Ciao, ragazze!